Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Questa impostazione un po' spartana è dovuta al fatto che sto registrando col cellulare, quindi perdonatemi in anticipo. Sono le 5 e mezza di mattina, quindi evito di fare tanta caciara e stiamo per andare per la prima volta in pista con la nostra Camilla, con tutti i pazzi per la pista, per un corso di guida sportiva, e sarà forse la volta buona in cui supererò questa mia paura di piegare e vedremo un po' come ci comporteremo per la prima volta in pista, appunto. Ho voluto andare con un corso in pista, appunto, con tutti i pazzi, perché mi sento più sicuro. La pista è dedicata solo ai corsisti, sono tutti istruttori esperti, top del top in Italia, e soprattutto non costa neanche tanto, quindi perché dire di no? Prima volta in pista, assolutamente in sicurezza. Se proprio dobbiamo cadere, questo è il giorno adatto. Io mi vesto nel frattempo, mettiamo la tuta, il sottotuta, il casco e andiamo a prendere la moto, perché è già tardi. Oh! Sappo, ti sto cadendo addosso. No, devo entrare adesso. Sono arrivato al momento giusto. Sì. Come potete sentire, l'audio non è proprio un granché, ovviamente stavo usando ancora la vecchia videocamera. Vi prometto che dai prossimi video, questo dovrebbe essere o l'ultimo o il penultimo, dai prossimi video entrerà in vigore una rivoluzione su questo canale. La tensione qui era palpabile, la mia prima volta in pista, non appena mi sono avvicinato al commissario per far controllare il casco, avevo il cuore che mi batteva a mille. E quando sono entrato in pista, una strada così larga, mi sono sentito un po' spaesato. Per fortuna ci sono gli istruttori con noi che ci davano manforte e ci indicavano dove mettere le ruote. Cosa significa io sono il primo? Vi spiego, praticamente i gruppi erano organizzati dal più veloce al più lento a griglia invertita sostanzialmente. Quindi il primo del gruppo era quello più lento della classe e poi a scalare fino al più veloce. Nel corso del turno poi ci si scambiava di posto, il primo andava dietro e a loro volta tutti gli altri scalavano di una posizione. Poi Lorenzo, aspetta un attimo, cioè fammi almeno scaldare corpo e gomme, cioè, sei partito a tromba, che cazzo. Va bene, sì, in effetti qui era partito un po' a cannone, poi si è reso conto e si è fermato ad aspettarci. Cosa che purtroppo non succederà poi quando andrà il primo della classe dietro di lui. Praticamente i più lenti, che eravamo io e una ragazza, si troveranno a passeggiare per la pista da soli. E il rischio del primo turno è proprio questo. Ci siamo, stiamo per arrivare sul primo rettilineo della nostra vita sull'autodromo di Bineto. Non è un rettilineo molto lungo, però sentire la moto che esprime tutti i suoi cavalli, e sentite qua anche il vento, non si sente molto in realtà, vabbè. Comunque qui non siamo neanche andati al massimo, perché appunto era un primo turno per conoscerci meglio. Qui Lorenzo stava segnando quali sono i punti dove chiudere il gas e quelli dove aprirli. Con la mano non si vede dalla telecamera probabilmente, ma faceva il segno gas chiuso, gas aperto, e per segnarci appunto dove aprire e chiudere il gas. E qui si arriva al primo cambio del turno, in cui il secondo dietro di me, la ragazza per intenderci, passa in prima posizione, il terzo diventa secondo, il quarto diventa terzo, quello con R1. Bravo ragazzo, ho imparato a conoscere, siamo diventati anche amici. E io invece divento ultimo e subito Lorenzo accelera e mi lascia un pochino dietro. Poi si è venuto a scoprire che appunto la ragazza era più o meno sul mio stesso livello e quindi non c'era bisogno di osare così tanto, hanno rallentato un po' tutti. Come vi dicevo, mi sono trovato a girare da solo. Primo turno finito, grazie a Dio non l'abbiamo lanciata ancora, abbiamo piegato pochissimo, siamo andati praticamente a spasso per tutta la pista. Adesso briefing con l'istruttore, in cui ci spiegherà cosa migliorare, la posizione in sella, e poi ci dovremo concentrare proprio su quella nel secondo turno. Vediamo un po' come...
Sì, io sono il secondo, tu dietro di me. Comunque ci hanno cambiato di gruppo perché prima io e una ragazza siamo rimasti da soli praticamente, la sua moglie. Moglie? Fidanzata, moglie? Fidanzata. Siamo rimasti da soli a girare e quindi adesso ci hanno messi insieme. Sì, praticamente. Salve! Allora, visto che ha detto che adesso andremo piano, perché dobbiamo capire lo spostamento sulla senda. Vuoi scommettere che rimango dietro anche qua? Come potete vedere, Lorenzo in questo momento ci diceva: butta il culo fuori, apri il ginocchio, in continuazione. Veramente, veramente bravo, soprattutto nel vedere gli errori di noi altri che eravamo veramente scarsi. Sono stato messo appunto nel gruppo di quelli meno veloci, insieme a questa ragazza con cui ero rimasto da solo prima a girare, e anche altri due che però comunque andavano più forte di noi, va detto, va detto. Purtroppo capisco anche dal punto di vista organizzativo, trovare un gruppo di 4 persone che vadano uguale in moto, o c'hai culo come potete vedere. Già da questo punto, con gli insegnamenti di Lorenzo, il corpo usciva molto di più rispetto a quanto facevo normalmente. Questo però ha comportato il fatto, nel frattempo qui ci sorpassano, ma va bene. Questo però ha comportato il fatto che piegassi di meno ancora rispetto a quanto facessi prima, e perché ovviamente esci di più col corpo, hai un filo meno controllo della moto. Lui mi diceva continuamente: apri il ginocchio, esci col culo, ma purtroppo non riuscivo a piegare proprio zero. Anche il secondo turno è andato, da un certo punto di vista sono contento perché ho migliorato tanto la posizione in sella, dall'altro punto di vista sono sicuro di non andare al massimo e mi sento proprio bloccato, impaurito, come se, non so, potessi cadere da un momento all'altro. Sicuramente Lorenzo adesso mi aiuterà a trovare la quadra, o perlomeno una possibile soluzione a questo problema. Ma nel frattempo non sono troppo contento della mia prestazione. Ed eccoci arrivati al terzo turno, ossia l'ultimo della mattina prima della pausa pranzo, dove studieremo la traiettoria anche da tenere in pista. Soprattutto Lorenzo in questo caso ci ha consigliato di usare marce alte, tipo prima curva che si fa in seconda, farla di terza, per avere un po' più di scorrevolezza, così almeno abbiamo più facilità nella guida, cosa che io ovviamente mi dimenticherò di fare, spoiler, e farò le curve lente in seconda, con la moto che scalcerà ovviamente. Anche il terzo turno è andato, adesso briefing con l'istruttore, pranzo e poi torniamo in pista, ma prima sentite quello che ho da dire a questo ragazzo. Alla curva,
se non l'aveste capito, sentivo scivolare la moto alla curva 3, ma lui mi ha detto perché stai togliendo la cera, giustamente, perché stavamo piegando di più del normale e quindi se ne stava venendo la cera dalle gomme. E va bene, mi ha tranquillizzato. Ci siamo, quarto turno, e stavolta si inizia a fare sul serio, perché la procedura vuole che noi gireremo da soli e l'istruttore partirà dopo di noi e mano a mano ci filmerà, ma lui non ci dirà il momento in cui ci stiamo filmando, cosicché noi ci impegneremo sempre nella pista per fare il meglio possibile. L'immagine che state vedendo in questo momento è la ripresa fatta dall'istruttore Lorenzo Vock. Al quarto turno, appunto, si è messo dietro di me a un certo momento e ha iniziato a riprendermi per un paio di giri. Il gas lo so aprire comunque, eh? 210 all'ora, la velocità di punta raggiunta sul rettilineo principale in terza. E qua mi sono cagato addosso senza motivo, perché comunque stavo frenando, sì, però non a livello di cadere. Ebbene sì, alla fine del quarto turno mi sono dovuto allontanare perché ero in riserva da 20 km, quindi ho preferito fare benzina prima di rimanere a secco. Io lo so però cosa volete voi, volete vedere un giro completo? Allora via, in pista, con me! E con questo bel tramonto ci avviamo verso la fine di questa nostra prima avventura in pista. Io voglio ringraziare tutti i pazzi per la pista, perché nonostante non abbiamo fatto una collaborazione, siamo stati tutti trattati allo stesso modo, sia i più veloci e sia quelli come me che avevano grosse difficoltà e continuano ad averle tuttora, ma grazie a loro sono un po' inferiori, siamo un po' più sicuri della nostra moto, delle nostre capacità, e siamo messi meglio in sella. Voglio ringraziare in particolar modo il mio istruttore,
Lorenzo Vock, che in questo momento probabilmente si sta concentrando per fare l'ultima gara del Moto Estate con la sua R1. Voglio poi ringraziare Andrea Di Pasquali, che è l'organizzatore, il fondatore di Tutti i Pazzi per la Pista, perché io sono arrivato un po' in ritardo, sono arrivato un po' lungo come al solito e non c'era più posto, sono stato inserito. Grazie soprattutto a chi è venuto a darmi man forte vedendomi molto in tensione. Voglio ringraziare Andrea, Tommy, Giuseppe, ma anche tutti quelli che non sono potuti venire ma che sono stati vicini a me attraverso messaggi di conforto e anche una bella chiamata. Grazie a voi per aver seguito questo video, spero che vi sia piaciuto. Io vi lascio come al solito in descrizione il mio account Instagram, il link per seguirmi anche su Twitch e la mia wishlist di Amazon qualora vogliate farmi un regalo. Vi invito anche a lasciare like a questo video se vi è piaciuto e a iscrivervi al canale perché ne arriveranno altri come questo. Grazie a tutti, un bacione